Ciao a tutti, sono Alice, Alice Formignani, in arte Roaring Alice. Roaring è un nome che nasce molto molto prima di scoprire questo mondo degli anni 50, della cultura swing. Nasce un'estate in cui mi sono appassionata particolarmente tanto al cinema di Woody Allen, sentivo una musica che mi piaceva, conoscevo ma non troppo perché sono nata e cresciuta in una famiglia dove la musica padrona è sempre stata il blues di Robert Johnson, di B.B. King, quella musica anni 70, 80, il rock anni 70 e quindi anche la riscoperta del rock and roll negli anni 80, quindi con Brian Setzer e gli Stray Cats. Quindi guardando questo cinema mi sono appassionata, ho fatto qualche ricerca, ho trovato questo CD che si chiamava Roaring Twenties, i ruggenti anni 20. Esisteva MySpace e quindi mi ero creata questo personaggio e ho detto ma lei mi chiamo Roaring Alice. Sono diventata una ballerina invece grazie a mio padre, quindi a mio padre che ha dettato un po' i miei gusti musicali e un giorno mi ha detto ma te che ami il rock and roll, perché che non fate mai niente te e tuo ragazzo, perché non vai al Naima, alla casa del blues, ad ascoltarti un bel concerto? Ho detto ma sì dai, perché no? E quindi un giorno sono andata nel 2007 al Naima, sono entrata e un po' come nei Blues Brothers ho visto la luce, perché la musica che ho sempre ascoltato ho visto che si poteva ballare. Quindi sono tornata a Ferrara e ho subito cercato un corso. Invece come DJ nasco nel 2010, in seguito al Summer Jamboree. Ho iniziato come DJ swing, perché all'epoca appunto non c'era tutto questo frullo e quindi abbiamo dato il via, in realtà ne abbiamo fatti poi due di pomeriggi al Gabbiano, esclusivamente per i Lindy Hoppers. E da cosa nasce cosa? Io ho una scuola di ballo e per esigenza mi sono improvvisata DJ, questo è il 13° anno, per ricoprire la figura appunto del DJ alle feste che organizzavo per i miei allievi. Arrivata oggi sono molto felice e soddisfatta di tutte le esperienze che ho fatto, grazie a tutti e ci vediamo in pista.